Stefania Nardini, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Benvenuta qui nel posto delle parole. Grazie. Devo dire più che benvenuta, bentornata, perché con Stefania Nardini ci siamo trovati qui nel nostro posto delle parole più o meno 2 anni fa con il libro intitolato La combattente, pubblicato dalle edizioni EO, mentre adesso L'ultimo treno da Kiev, pubblicato dalla casa editrice Le Flaneur. Eccoci qua insieme con Stefania Nardini per raccontare di questa storia, piccola storia familiare e grande storia, e lo capiremo tra pochissimo. Stefania Nardini, giornalista, scrittrice e autrice di molti libri, tra cui Roma nascosta, pubblicata da Newton Compton, del romanzo Matrioska, storia di una cameriera clandestina che insegnava letteratura, e quel libro Matrioska un po' si inserisce in questa storia, no? Perché già la Matrioska ha un suo senso nel nuovo libro L'ultimo treno da Kiev, partendo dalla copertina. Anzitutto, Stefania Nardini, ci racconti proprio la copertina. Allora, la copertina non è un caso che ci sia una Matrioska, perché diciamo che questo testo è una rivisitazione del vecchio testo Matrioska che uscì 20 anni fa. Una rivisitazione perché innanzitutto l'esigenza mia personale di raccontare questo paese martoriato nel momento in cui è scoppiata la guerra e abbiamo avuto questa tragedia sotto i nostri occhi, cioè l'Ucraina è diventata purtroppo di interesse planetario per ciò che si è verificato e che si sta verificando. Perché Matrioska? Perché è una storia di una donna ucraina e le donne ucraine, come molte donne probabilmente del post-comunismo, hanno vissuto un tipo di cultura, un tipo di identità non matriarcale, attenzione, perché non sarebbe corretto parlare di matriarcato, piuttosto come donne da combattimento. Infatti, se noi andiamo nei paesi ex sovietici e notiamo le statue di quel periodo, del periodo comunista, le donne sono raffigurate sempre con un fisico molto forte, con una mascolinità che normalmente in altre sculture occidentali non troveremmo mai. E c'è un perché evidentemente dietro questa immagine. E quindi è un'immagine che io ho scoperto attraverso Irina e la sua storia. Irina è una donna che scappa dalla fame del suo paese, quando il suo paese era ridotto allo stremo, nel senso che dopo il crollo del muro di Berlino non c'erano che macerie, nessuno più riceveva gli stipendi, chi aveva qualche rublo era diventata carta straccia. Un paese dove ormai le donne più anziane si vendevano anche le poche suppellettili che erano rimaste nelle loro case. E per ricostruire questa storia di questa donna che viene in Italia per fare la collaboratrice familiare, poi badante, eccetera, io sono andata in Ucraina, ci sono restata più di 1 mese e mezzo in un periodo anche molto complicato. Era il 2000 o il 2001 quando lei andò in Ucraina? Era il 2000 ed era il periodo in cui erano stati uccisi 9 giornalisti e uno trovato decapitato, era il periodo di Kuchma. E quindi un paese che, voglio dire, stava ancora sotto lo schiaffo di questa figura politica che certo non aveva, diciamo, trasformato la libertà in democrazia. Quindi un paese in ginocchio dove praticamente per sopravvivere ci si arrangiava, dove per sopravvivere sono nate anche delle piccole mafie, perché il bisogno ha spinto ad usare tutto per poter guadagnare e portare un piatto di minestra a tavola. Insomma, una situazione francamente molto 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 pesante. Un paese splendido, gente meravigliosa di grande umanità, un paese che ha sempre avuto una sua identità, identità che gli è stata strappata dalla cosiddetta colonizzazione comunista,
perché gli hanno strappato la parola, nel senso loro hanno una loro, hanno sempre avuto una loro lingua, che è l'ucraino e non il russo, hanno i loro poeti, i loro scrittori. Quindi voglio dire, è un paese che ha sempre risentito in qualche modo di questa egemonia sovietica, di questo di questa, non solo egemonia, di questa sorta di colonizzazione. Ecco, quindi io per ricostruire questa storia che nasce da un punto interrogativo, come mai arrivano in Italia, ma anche in Europa, tante donne dall'Ucraina, ho posto la domanda a una donna che ho conosciuto, che appunto si chiamava Irina, e che mi raccontò la sua storia, e sentì l'esigenza di andare laggiù per toccare con mano quella realtà che secondo me andava raccontata, perché poi del post-comunismo forse non si è parlato abbastanza, se ne parla forse più oggi di fronte a tragedie come l'occupazione della Russia in Ucraina, piuttosto che qualche anno fa, quando probabilmente è un argomento che è stato un po' tralasciato, direi. Eh sì, perché il tema del post-comunismo in quelle terre, Ucraina compresa, è un tema molto complesso che necessariamente deve essere indagato per comprendere, per esempio, l'Ucraina oggi e per comprendere il comportamento della Russia di oggi. Questo romanzo pubblicato dalle Flaneur, L'ultimo treno da Kiev, comincia con queste parole: non conoscevo la libertà, e finisce con queste parole: lei scelse di restare. Tra queste due frasi, non conoscevo la libertà, lei scelse di restare, c'è una storia di vita molto lunga, c'è una storia, quella con la S maiuscola, anche molto importante. E tutto questo si sviluppa in questo romanzo per 150 e qualche pagina. Ed è una storia umana anche molto difficile da accettare, perché a volte ci voltiamo dall'altra parte per non ascoltare queste storie. Ma queste storie vanno necessariamente raccontate, in questo caso scritte, in forma di romanzo, per farci capire anche qual è la vera storia. Cosa ne pensa Stefania Nardini? Penso che sia assolutamente così, perché già la grande storia attraversa sempre il personale. Questo ho avuto modo di dirlo anche in altri libri che ho scritto. Ma mai come in questa situazione, per la grande storia, è stato pagato umanamente un prezzo davvero molto 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 alto, perché voglio dire, queste donne che partirono dopo il crollo del muro di Berlino effettivamente non avevano conosciuto la libertà. Rammento che ci sono state situazioni in cui c'era qualcuna di loro che rimpiangeva il comunismo, perché dicevano: è vero, dovevamo fare queste file chilometriche per comprare il pane, ma almeno il pane c'era. Ecco, quindi proviamo solamente ad immaginare una donna che parte, costretta a partire clandestinamente, perché all'epoca non c'era nessun accordo bilaterale con questi paesi, e a bordo di un pulmino passa attraverso mille piccole mafie, è costretta ad indebitarsi pur di comprarsi questo lavoro e questo biglietto, e partire nel cuore della notte con questo pulmino che attraversa l'Europa. Ecco, non conoscevo la libertà. Proviamo ad immaginare l'impatto con il mondo occidentale, attenzione, da parte di persone che certamente avevano una buona ed hanno tuttora un'ottima formazione anche a livello culturale. Noi parliamo di Irina, che era una professoressa di letteratura ucraina, ma come lei, donne medico, radiologhe, cioè quelle che oggi da noi sono considerate le donne professioniste. Eppure, voglio dire, arrivare in un paese occidentale, voglio dire, è un impatto molto forte, cioè non conoscevo la libertà. La mia Irina, il mio personaggio, non sapeva neanche cosa fosse accaduto nel 1968, per esempio. Non sapeva neanche chi fossero i Beatles piuttosto che i Rolling Stones. Cioè, è tutto un pezzo di mondo che gli era stato tagliato. E quindi
in questo, diciamo, in questo non conoscevo la libertà, c'è un po' tutto questo, c'è questo essere rimasti tagliati fuori in una sorta di riserva, mentre nel mondo accadevano delle cose e chi viveva nella riserva non era messo al corrente, non conosceva niente, il che, voglio dire, significava anche non elaborare nuovi pensieri. Insomma, questa poi è stata una dittatura molto molto forte, non sono io che lo racconto, ci sono gli storici che possono tranquillamente parlarne molto molto meglio di me. E il viaggio di Irina Kosenko, classe 1958, se non ricordo male, è un viaggio molto importante, un viaggio che ci fa sentire il tema anche di chi lascia il proprio paese per andare a trovare nuove speranze. Ed è molto significativo quando lei a un certo punto del romanzo e di questa sua vita dice: io, Irina, ero in Europa. Ora c'è veramente un voltar pagina, certo, ma anche la necessità di avere uno sguardo nuovo sulla vita, sulla realtà, sulla politica, su tutto quanto. Quindi lei era in Europa. Lei era in Europa, ma questo l'ho riscontrato nel mio viaggio in Ucraina. Era in Europa, ma senza rinnegare, attenzione, la sua identità non sovietica, ma ucraina. Nel senso che Irina racconta di Alexa Ukrainska, che è questa poetessa meravigliosa che ha scritto delle cose splendide. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, tra l'altro, Stefania Nardini. Aspetti un attimo, perché... Perché lei ha citato i versi di Lesia Ukrainka, che è una straordinaria poetessa ucraina, e quindi vorrei proprio dalla voce dell'autrice Stefania Nardini, autrice del romanzo L'ultimo treno da Kiev, pubblicato da Le Flaneur, che lei ci leggesse proprio la poesia che lei ha inserito in questa storia. Allora, io in questo momento non ho il libro con me, però voglio conosco a memoria la chiusa di una poesia di Alexia Ukrainska che in due parole dice tutto: senza speranza spero. Che poteva essere persino il titolo di questo romanzo. Sì, in effetti io mi auguro con tutto il cuore che questa poetessa possa essere, diciamo, divulgata e tradotta sempre di più nel mondo occidentale, perché dai suoi versi emerge veramente la sofferenza di un popolo che ha pagato veramente dei prezzi personali, ma non adesso, anche rispetto a un secolo fa. Sei una donna onesta, non vendi la tua beltà e tenerezza per denaro, falsi baci non dispendi a favor di miseri piaceri per lo sfarzo. Sei una donna orgogliosa, non sei entrata in un nido da mani amichevoli creato, il lavoro più duro ti sei affidata in silenzio, da lunghi anni ti è ancorato. Sei una donna buona, parola amara da te non uscirà per coloro che sono caduti in basso. Nonostante tu stessa abbia sopportato la povertà, nonostante la tentazione ti fosse a un passo. E così via, questo era per dare un'idea di quello che lei, Lesia Ukrainka, scrive a proposito di questa donna, e sembra proprio il ritratto di Irina leggendo queste parole, Stefania Nardini. È il ritratto della matrioska, io credo. Ecco, infatti credo che Ukrainka è proprio l'incarnazione della donna ucraina, pronta al sacrificio, pronta a immolarsi, pronta a dare se stessa. Quindi credo che veramente rappresenti queste donne, le donne di ieri ma anche le donne di oggi, perché poi, ecco, non dobbiamo dimenticare che sì, la libertà, però non è che dopo il crollo del muro di Berlino questa libertà è arrivata immediatamente. Ci siamo un po' illusi di questa cosa, no? Dopo il crollo del muro di Berlino fosse tutta una nuova realtà storica dove qualcuno disse anche che la storia era finita, e invece no. No, non era finita affatto, perché dopo il crollo del muro di Berlino iniziò la stagione di questo nuovo, tra virgolette, capitalismo selvaggio, per cui questi paesi divenuti molto molto fragili, perché, voglio dire, ragionavano e dovevano in qualche modo riorganizzare tutto un apparato dopo, voglio dire, decenni e decenni di dittatura,
divennero l'Eldorado delle mafie. Nel senso che io stessa, quando andai a Kiev, mi ricordo che c'erano veramente gruppi di nuovi ricchi che venivano dalla Russia per acquistare beni immobili che si vendevano a quattro soldi. Cioè, voglio dire, stava accadendo qualcosa che era sotto i nostri occhi, ma che lo abbiamo ignorato, purtroppo, dico io. Perché probabilmente se non lo avessimo ignorato non saremmo nemmeno arrivati all'oggi, a questo conflitto. Cioè, c'è stata, diciamola, ecco, c'è stata una sorta di sottovalutazione da parte di tutti i paesi del mondo rispetto a questo evento, che non è stato un evento allegro, mi spiego, è stato un evento sicuramente importante e positivo, ma è stato anche un evento che non ha avuto una fase di transizione, cioè è avvenuto, diciamo, in una situazione in cui questi paesi sono stati colti, diciamo, impreparati, nel senso che effettivamente, cioè, per esempio, faccio un esempio banale, non ci dimentichiamo l'Albania, quando gli albanesi sbarcarono in Italia, mi ricordo, andai per il mio giornale a fare dei servizi, cioè queste persone veramente avevano questo desiderio immenso di fuggire, ma gli albanesi erano più aperti degli ucraini, perché gli albanesi avevano le parabole e quindi seguivano per esempio la televisione italiana. Noi invece stiamo parlando di paesi come l'Ucraina, attenzione che non sono piccoli paesi, perché l'Ucraina è un grande paese e ha delle risorse straordinarie, ma è rimasto chiuso. E fortunatamente Irina ha incontrato Rosa, di professione giornalista, però non era semplicemente una possibilità di lavoro, ma anche una possibilità di riscatto di un'idea, di una mentalità, perché Rosa porrà questa donna davanti a quel mondo che lei non ha conosciuto, ma non per sua volontà, ma perché non le era permesso. E quindi quella storia dimenticata, piano piano, Rosa la fa affiorare dentro lo sguardo, dentro la mente di Irina. Sì, senz'altro. Per Irina, il personaggio di questo romanzo, diciamo, l'incontro con Rosa è fondamentale proprio rispetto all'impatto con il mondo occidentale, per capire anche alcune cose di sé, per decidere cosa essere in futuro, se una madre della patria, come venivano chiamate le donne all'epoca del regime, oppure una donna a tutti gli effetti. Quindi, diciamo, questo passaggio è fondamentale, ma è un passaggio anche molto complicato, attenzione, perché voglio dire, donne o comunque persone che si sono formate in una certa maniera, cioè ritrovarsi di fronte a un mondo che non conoscono, di fronte a notizie che non hanno mai avuto, cioè veramente, tenendo conto, ripeto, che noi parliamo di un paese come l'Ucraina dove cioè, esiste un'identità e una cultura. Non è un caso che lei poi, il libro finisce, decise di restare, perché c'è un legame molto forte tra il popolo e quella terra, è un legame fortissimo ed è un legame rispetto al quale c'è stato, infatti, voglio dire, negli anni, fino agli anni 90, episodi di indipendentismo, proprio perché c'era questa necessità di riscattare una cultura, un'identità. Quindi Irina di fronte a Rosa è due volte a un bivio, perché da un lato è la scelta di non essere più una madre della patria, dall'altro l'impegno e il desiderio di riscattare l'immagine di un paese che è di una ricchezza straordinaria sul piano culturale, sul piano delle risorse, sul piano dell'umanità. L'ultimo treno da Kiev è il libro che abbiamo raccontato grazie all'autrice Stefania Nardini. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Le Flaneur, ma prima di salutarci, Stefania Nardini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? È il libro di Enza Alfano, La guerra non viene di notte, che devo dire è un bellissimo libro, anche qui c'è la storia di una donna che partecipa alle quattro giornate di Napoli.
una di quelle storie di famiglia che probabilmente sono rimaste nell'album dei ricordi, che invece Enzo Alfano ha avuto la capacità di tirar fuori e di rendere così attuale. Grazie davvero Stefania Nardini e buona giornata. Grazie mille a voi e grazie a chi ci ascolta.